fischi di sabato, erano fischi d'amore, diciamolo, sgombriamo il campo da tutti i dubbi perché il pubblico di Parma è scritto là, è sempre comunque il dodicesimo uomo in campo, diciamo, erano fischi d'amore, fischi per spronare la squadra a fare di più, perché comunque tutti noi, tutti voi, tutti i tifosi sanno che questa squadra può fare di più ed era solo limito a farlo, diciamolo. Siamo dei legionisti e quando si è legionisti si diventa pretenziosi anche con il calcio, di conseguenza il calcio bisogna, le cose bisogna meritarsi, gli applausi, e quando non si vede niente di buono non si può applaudire. Però diciamolo, meglio uscire tra i fischi vincendo che uscire tra gli applausi perdendo, diciamo anche questo. Quello sì, quello forse sì, abbiamo anche esagerato, però è così, il calcio è così. I campionati si vincono vincendo. Vincendo. È da quando è mondo che bisogna fare il gol per vincere. Una speranza, giuro, l'ultima domanda seria, giuro, tutto poi smetto. Una speranza per la partita di sabato alle 18:30 a Fano, così un tuo desiderio. Sabato a Fano vorrei che, oltre che Parma vincesse, che questo lo è. Tre gol di nocciolino. Che miseria. Vorrei che ripetesse a favore di video il commento che ha fatto. Bisogna chiedere, eh? Laura, tu vuoi tre gol di? Nocciolini. Commento? Guarda, ti devi impegnare. Mi impegnerò per farli tutte e tre. No, non era quello commento di prima. Quello di prima non te lo posso dire. Diplomaticamente diciamo che va bene questo. Laura vuole che si porti a casa il pallone ancora una volta in questo primo scorcio di stagione. Direi taglio della torta prima che si squagli, che sarebbe veramente un peccato. E poi passiamo alle vostre domande. Qualcuno verrà censurato, questa sensazione. Ma come mai? Non lo so, così. Ho la sensazione che qualche domanda sarà censurata. Anche tu il sesto senso? Anche settimo. Torta, Laura, prego, accomodati. Io. Venite con me per piacere, da sola non la taglio. Vai, taglia in tre. Ne ho presi due. Taglia bene in cinque, eh? Se Gabriele, intanto che tu filmi il taglio della torta, io faccio la domanda. La domanda cattiva che in realtà abbiamo troncato. Ovvero perché una squadra di Traversetolo si è gemellata con la Reggiana? E qua vorrei la vostra ola. A posto. Ecco, a Cagnano non sarebbe mai successo. Ovviamente no, perché non sarei qua diverso. Comunque hanno tre gradi da qua che bisogna abbassare un pochino, è troppo alto, si sente molto. Allora, ma tanto tra 5 minuti resto senza voce, state tranquilli, buonanotte. Vogliamo ricordare che sono 35 anni. Aspetta Laura, aspetta che arriva con il microfono. Volevo ricordare ai nostri partecipanti che sono 35 anni che esiste il nostro club. Era stato da Grossi Franco, che doveva essere presente, poi non è venuto. Poi è stata la volta del nostro carissimo Giancarlo Palmieri, che purtroppo non c'è più. Posso dire di essere alla sua altezza. Comunque, va bene così. Giancarlo, da lassù, guardaci e seguici, e sempre Forza Parma, anche da lì, perché noi lo sappiamo. Che è vero. Vedi? Questo è ben augurante per i tre gol di sabato. Se faccio tre gol, martedì prossimo li siamo tutti qua. Si rifà una tavolta, si rifà. Ci vogliono tre bacini per i tre gol. È uno sforzo che fa. Laura, 35 anni di Parma Club, per loro che 35 anni fa ancora non erano nati. Io dicevo prima che sono 31 che vado allo stadio, 35 no, sono troppo piccola. 35 anni fa dov'era il Parma? Ricordiamolo, perché molti si ricordano il grande Parma di Scala, e il grande Parma di Scala. Ancora molto dietro, e penso che fosse in Lega Pro, dunque. In Serie C, allora, ricordiamo chi era l'allenatore?
Quello non me lo ricordo. 35 anni fa, dico la verità, non mi ricordo neanche io. 32 anni fa era Scala, poi c'è stato Zenon, prima giuro un vuoto pure io. Comunque 35 anni, 35 anni di Parma Calcio, diciamo, speriamo almeno altrettanto. Ma è troppo indietro. Sono 20 anni io che seguo molto il Parma, prima ero molto per andare avanti, ascolta, c'ho tempo. Ero molto latitante. Perché becchiamo tutti quanti prima ad andare avanti invece che indietro. Da adesso in avanti andrò ancora di più avanti, nel senso che... Comunque complimenti per questi 35 anni insieme, sempre comunque diciamolo. Sempre Forza Parma. Forza Parma. Taglio della torta e poi arriviamo alle vostre domande che dopo ci sarà da ridere. Ci taglia Laura? Taglio io? Adesso fa il danno. Bravo! Danno! Aspetta, secondo me. Fai i pezzi più piccoli, perché non più piccoli? Comincia a venire qua. Sì, fai un po', fai un po' di magna. Ti ricordi vero cosa aveva detto? No. E le forchette sono là. Ah, le forchette. Ci sono qua, ragazzi. Allora, io metto qua. Aspetta, perché dobbiamo fare una cosa. Questo si leva? Non è questo. Purtroppo c'è una volta che non lo so. Non è ostia, ma si mangia. Questo si usa il prossimo anno, ci si mette il 6? No, anche altrimenti si rompeva. Se no si rompeva, guarda, era per quello. Non è ostia? Ostia si mangia. Sì, però non si riesce a tagliare. Perché purtroppo era troppo... Lavorare a Milano.